Buongiorno ragazzi, sono nuovamente in viaggio, viaggio particolarmente lungo e inusuale. Inusuale perché me ne vado sull'Adriatico, dalle parti, cioè dovrei andare a Pescara, Chieti, Pescara, quella zona lì. Sono viaggi per noi abbastanza inusuali, è una rotta che battiamo molto poco e che mi ha lasciato anche un po', diciamo, fra l'uscio e il muro quando mi è stata assegnata, perché non so, ho avuto la sensazione che ci dovessi andare per forza, via. E avevo svolto un lavoro semilocale fra Livorno e La Spezia, avevo fatto dei trasferimenti. Poi in serata è uscito fuori di ricaricare questo carico per San Buceto. Di solito questi carichi qui vengono fatti da dei colleghi del sud, là vengono su loro, oppure agganciano direttamente in piazzale. Questa volta invece mi hanno detto no, vai tu. E vabbò, dai. Ogni destinazione non è mai troppo lontana. Vediamo un po' cosa succede in capo alla giornata. Sono dovuto partire un pochino anche tardi perché per rispettare le 11 ore di sosta sono partito alle 5 da Livorno e ora mi trovo qui nelle zone di Incisa, Firenze. Andiamo giù, dai. Andiamo giù che la giornata è lunga, ci sentiamo dopo. Si decide a far giorno, ragazzi, sono le 7 e un minuto, ma a parte che piove e viene giù come Dio lo manda, la previsione ha detto che poi nel corso della giornata migliorerà, speriamo, perché io devo andare su sulla Roma L'Aquila e quelli sono posti che la neve, quando ce la dice di farcela, non si fa a pregare, vediamo bene. Non vorrei incappare anche in quelle disavventure lì, di trovare tempo brutto. Boh, comunque è lunga, 2 ore e 2 minuti di guida, 160 km, è lunga. Ci stiamo avvicinando a Roma, ormai abbiamo fatto un po' di strada, dai. Siamo arrivati a Attigliano, prossima uscita Orte,
e via. Bene ragazzi, sono arrivato a Roma, sono sul pezzettino che raccorda Roma, diciamo, con la 1 con la 2, prima non esisteva. Quando iniziai la carriera io dovevamo uscire obbligatoriamente sulla corda anulare e poi riproseguire. Adesso invece hanno fatto da 20 anni, non è adesso, è una ventina d'anni che l'hanno fatto. Sono qui all'area di servizio Maccarone, va, non so come si chiama, bene. Devo fare 45 minuti di sosta. Ho guidato 4 ore e qualche minuto, quindi diciamo è andato abbastanza bene, dai. Sono abbastanza contento della mattinata, considerando che sono le ore 9, un quarto alle 10 parto da qua, quindi mi rimangano ancora circa 200 km. Dovrei sbrigarmela nel pomeriggio. Ora vado a fare colazione e poi ci risentiamo. Ciao!